Io penso che ci siano quattro partiti in campo, quattro schieramenti. La destra, su questi temi, non è credibile. La Meloni che l'altro giorno ancora diceva, vedete, qui c'è il nostro mare. Lei, che si era schierata contro le nostre proposte sulle trivelle, come pensa di poter acquisire consenso? Perché c'è una incoerenza di fondo. La sinistra ha fatto i manifesti, quelli di Letta, no ai fossili totalmente, è facile dirlo. Nel gennaio del 2022 il tweet di Letta sulla fine del gas, diciamo, non è stato particolarmente profetico, ecco, e lì a un mese sappiamo cos'è accaduto, aveva lo stesso valore profetico delle profezie di Fassino, più o meno. Poi c'è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che cos'è? Se non un insieme di ideologismo senza alcun costrutto concreto. L'unico schieramento che ha un'idea chiara su come arrivare a contemperare le esigenze dell'innovazione e della sostenibilità ambientale con le famiglie, con la quotidianità, è Italia sul Serio. Quindi credo che siamo prontissimi a qualsiasi confronto con Fridays for Future o con chiunque altro voglia confrontarsi sul programma. Anzi, lo ridico qui, Calenda ha chiesto più volte un confronto tra tutti e quattro i frontman o frontwoman, quello che deve essere, in sede di campagna elettorale. Io la rilancio con forza questa richiesta. Nelle democrazie civili si fa così. E quindi Enrico Letta, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, mi ha ascoltato, giustamente, Giuseppe Conte, perché, e Giorgia Meloni, se poi la Meloni può mandare Salvini o Berlusconi è un problema suo. Ma i quattro devono confrontarsi in modo esplicito davanti alle persone. Noi su questo siamo molto, 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 molto seri. Benissimo, i cittadini si facciano un'idea. Dire di no al confronto è inaccettabile. Non è mai successo. Io da premier mi sono confrontato con chiunque, anche con De Mita e Zagrebeschi sul referendum, perché il confronto è un elemento costitutivo della democrazia. Dire lo faccio solo con chi mi piace non ha senso.